tutti amici, Tano TV per voi. Allora, buon 2024 a tutti voi. Bentrovati in questo nuovo studio dove qui si parlerà dei gossip e ovviamente si parlerà di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò e poi dall'altra parte si parlerà del reality, quello che va tantissimo, proprio il Grande Fratello. Tante cose, tante dinamiche da guardare insieme. Iniziamo ovviamente proprio dalla coppia più seguita d'Italia, che sono Andrea e Rosalinda. Che cosa è successo? Quante cose dovremmo guardare insieme? Non perdiamo tempo, guardiamo subito. Buongiorno a tutti, buon fine settimana. Se mi vedete così è perché non so come mai, ma stamattina mi bruciano un po' gli occhi. Quindi sto così praticamente tutto il giorno. Speriamo che passi. Eccoci qua amici miei, e dopo la vita di Andrea e Rosalinda abbiamo visto quello che è successo, adesso parliamo del Grande Fratello. Tante cose sono cambiate in queste reality, perché? Perché prima lo mandano di lunedì, poi lo spostano di martedì, Beatrice Luzzi che entra ed esce dalla casa, e quante cose, quante dinamiche sono successe in questi giorni. Adesso vi faccio vedere le ultime novità, guardiamo. Marco è un grande giocatore, sta attento a tutto quello che c'è in giro, a lui non scappa niente. È una persona molto statica, è chiuso nella sua routine, angoscia, ti dico la verità, avere qualcuno così agguerrito e un po' ambiguo. Ho come l'impressione che sia un po' troppo calcolatore. Lui è molto attento, votato ai giovani, i giovani così non lo voteranno mai. Perla, al contrario di Maddaloni, è una persona molto spontanea però, nel bene e nel male. Lei sa di essere forte, lei lo sa, e quindi non si sforza più di tanto. E invece c'è gente qui che si sforza di piacere a tutti per cercare di prendere meno nomination possibile. Bene amici miei, siamo arrivati alla fine del video. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, perché questo vi dà la possibilità di vedere ed essere informati di quando i video escono. Mettere il vostro like, cosa molto importante, perché questo mi fa capire che ci siete e che mi sostenete. E poi lasciate il vostro commento sotto il video, mi raccomando, è molto importante. Noi ci vediamo molto presto, io vi saluto e vi mando un bacio grandissimo da Tano TV. Get down to the beat, forget your cares, it's normal, definitely. Woo!